42 percorsi triennali di dottorato di ricerca in attuazione del piano triennale sulle alte competenze, il trasferimento tecnologico e l'imprenditorialità, ovvero la manifattura 4.0 di cui l'Emilia-Romagna vuole essere leader. Fondi per formare gli imprenditori e il management delle imprese, 30 milioni per la rete politecnica, ulteriori 9 per il sostegno all'insediamento del lavoro delle persone con disabilità e 7 al contrasto della dispersione scolastica. Sono alcuni dei provvedimenti del programma triennale delle politiche formative per il lavoro 2016-2018 della Regione Emilia-Romagna, approvato dall'Assemblea Legislativa, che complessivamente metterà a disposizione 360 milioni di euro in 3 anni per le competenze necessarie alla crescita. Noi non soltanto abbiamo messo oggi a regime, diciamo, la fase post-province, quando erano le province a fare la programmazione, ma le abbiamo integrate in un quadro grande come la regione. Rispetto a questo ci sono diversi interventi, c'è un fortissimo consolidamento degli istituti tecnici superiori che noi vogliamo estendere come numero e anche come specificità. Vi è un grande intervento per quanto riguarda la formazione di base, ma l'elemento chiave oggi è la formazione superiore, cioè il dottorato fatto con le imprese, fatto con le università nella nuova economia digitale. Nuova economia digitale vuol dire portare non soltanto alcune imprese, ma tutto il sistema dentro la nuova economia. Noi finanziamo 42 corsi triennali, quindi 126 borse per creare i nuovi leader della nuova economia. Questo lo facciamo con tutte le imprese oggi di fatto che trascinano le nostre filiere, ma sono anche le imprese che a livello globale sono i nuovi leader. Lo facciamo nel settore big data. Big data vuol dire tutta l'enormità dei numeri che oggi servono per fare la produzione, ma per fare anche la vita di tutti i giorni. Sono nel settore di scienze della vita, in particolare nell'oncologia specialistica, sono nella agricoltura di precisione, sono nell'energia, sono nell'e-commerce, che non è soltanto le app, ma è il nuovo modo in cui si produce qui e si può vendere in tutto il mondo. Quindi una fortissima spinta che diamo con le nostre università, i nostri enti di ricerca, le nostre imprese, per muovere tutta la regione a livello globale.